Cambiamo argomento, ci occupiamo di fiori. In Piazza Walter a Bolzano è stata inaugurata la 122esima edizione della Festa dei Fiori, la più antica manifestazione dell'Alto Adige. Pianta dell'anno, la Lobularia Snow Princess, in programma concerti musicali e piatti speciali all'insegna delle erbe. È stata Miss Südtirol 2009, al secolo Andrea Aster, giunta in Piazza Walter in carrozza, a fare da madrina all'inaugurazione dell'edizione numero 122 della Festa dei Fiori, l'ultrasecolare mercato in cui i floricoltori e i giardinieri altoatesini espongono il meglio della loro produzione, che comprende non solo esemplari tradizionali, ma spesso anche nuove creazioni, frutto di pazienti ricerche e incroci. Sul palco, ai piedi del menestrello, gli stati maggiori dell'azienda di soggiorno del capoluogo, con il direttore reggente Roberta Agosti e il presidente Dado Duzzi, che ha rimarcato il fatto che questa è la festa più antica dell'Alto Adige. Quest'anno il calendario c'è anche favorevole, 3 giorni rimarrà aperta, quindi da venerdì a domenica, e questa sera addirittura fino alle ore 22, unitamente anche ai negozi che terranno aperto fino alle 10 di questa sera. 14 ristoranti, fra resto, presenteranno le loro specialità culinarie, secondo il motto, erbe aromatiche, quindi sarà sicuramente una delizia per i palati. Inoltre, anche fino al martedì prossimo, i negozi che sono convenzionati presenteranno ai loro ospiti un segno di riconoscimento, i gerani, quel rosso fuoco dei gerani, questo prende delibe, così un riconoscimento ai loro clienti. Sul palco anche il presidente della provincia di Rovigo, Tiziana Michela Virgili, presente non tanto per un gemellaggio tra le due province, ma in qualità di rappresentante dei tanti bolzanini che hanno origini proprio rodigine. Qui ormai da decenni e che hanno avuto la possibilità, grazie all'accoglienza di questa città, di manifestare le loro capacità e la loro polesanità, perché abbiamo contatti diretti con loro ed è proprio grazie a loro che abbiamo avuto questa opportunità. La sua impressione su questa Festa dei Fiori? Beh, è senz'altro di grande valenza promozionale per la città, oltre a essere veramente bellissima e bellissimi fiori esposti, e questo non fa altro che aumentare la piacevolezza di venire a Bolzano, in una città che è molto carina. Pianta dell'anno per questa edizione della Festa dei Fiori, la Lobularia Snow Princess, che fa bella mostra in Piazza Walter anche in forma nuziale. E abbiamo scelto la Lobularia Snow Princess perché è una pianta che abbiamo visto è molto robusta e si adatta molto bene ai balconi fioriti o anche come basket o anche in vasi singoli. È una pianta che fiorisce tutta l'estate, ha un buon profumo di miele, è una pianta che si abbina proprio bene con i gerani, con altri petunie pendenti o con altre piante proprio da balcone e fa un successo proprio da adesso primavera fino a ottobre, fino ai primi geli. Ma naturalmente la Festa dei Fiori non è solo Lobularia. Piazza Walter, infatti, per 3 giorni sarà un vero tripudio di gerani, presenti in tutte le varietà, accompagnati da tulipani, rose, margherite, fucsie, tutto ciò che può trasformare d'estate balconi e giardini in un festival di colori, oltre ad erbe aromatiche e piante omeopatiche, piante di limone e oleandri. Insomma, con la Festa dei Fiori, Bolzano, città del Nord, ha l'occasione di mostrare il suo volto più mediterraneo.